Siamo uniti, siamo uniti! Ditelo, ditelo a quelli della sinistra, gli è andata male! Siamo uniti! Bravo Pasquale, bravo Fabio, bravo Filippo! Hai gusto! Pasquale! L'acqua, ma, se no mamma ci ammazza! Che bella la signora! Apriamo oggi un punto d'incontro fra amministrazione, politica e cittadini che rimarrà permanente per tutto il quinquennio 2019-2024. Noi non sappiamo se sarà in questo luogo o in un altro, ma stiamo prendendo un impegno e io gli impegni li mantengo, così come quando ho detto che Fabio Romito e Filippo Melchiorre avrebbero fatto con me la campagna elettorale, perché assieme a me rappresentano quel meraviglioso popolo che si è messo in fila in una domenica di febbraio per dire basta De Caro, basta PD, basta Emiliano l'anno prossimo. Ho avuto il coraggio, trovandomi a un bivio fra convenienza e dignità, di scegliere la strada della dignità, e mi sono dimesso, perché quando le cose non funzionano non si fa la canzoncina a dire che la colpa non è mia e degli altri. Il consiglio comunale non funzionava come doveva, Pasquale Dirella ha rassegnato le dimissioni, ha lasciato la poltrona, ha lasciato l'indennità di carica. Ho cambiato idea, come migliaia di cittadini che non li sopportano più, e non li sopportano perché gli altri che cambiano idea immediatamente vengono accolti e vanno a ricoprire incarichi importanti pagati centinaia di migliaia di euro, non con i soldi di chi firma l'incarico, ma con i soldi vostri, ed immediatamente si ritrovano al vertice di enti o di agenzie senza averne alcuna competenza. Fuori! Ecco, sì, ho cambiato idea. Non voglio stare più con gente così. Voglio stare con il popolo. Noi siamo per i diritti, non per i favori. Basta con questo clientelismo. Si decentri il potere. Gli assessori devono essere a disposizione dei cittadini. Non devono gestire potere. Siamo vicini ai nostri concittadini del centro, ma siamo particolarmente vicini a chi risiede nelle periferie. Non devono più dire noi li aiuteremo a non dirlo più quando vengono in centro, andiamo a Bari, perché loro pensano di vivere in un'altra città, tanto sono stati ghettizzati. Devono poter dire andiamo in centro, loro si sentono stranieri. Dovete fare i miracoli. Faremo i miracoli, perché non possiamo lasciare il commercio, né quello ambulante né quello fisso, andare al disastro totale. Sono partito nel mio tour elettorale proprio dai mercati per dare un segnale chiaro. Ma forte, siamo forte, lo daremo insieme. Qualcuno aveva promesso che a Bari ci sarebbero stati 30.000 posti di lavoro. Promesse! A Bari abbiamo 100.000 baresi che non lavorano. 100.000! Non su una popolazione di 10 milioni. 100.000 su 320.000. Oltre uno su due, un giovane, un nostro figlio, un nostro fratello, una nostra sorella, giovani disoccupati, oltre il 55%. Vergogna! Vergogna, la stessa vergogna che grido in aula quando non sono in grado di fare il loro lavoro nonostante percepiscano stipendi di varie migliaia di euro. La burocrazia comunale deve cambiare. Sono dei privilegiati rispetto a quelli che sono invece in cerca di lavoro. Non c'è niente di più offensivo, oltraggioso, di far trovare i comitati elettorali chiusi il giorno dopo l'elezione. Si crea già una barriera, non servite più, vi abbiamo utilizzato, ci vediamo fra 5 anni. Ormai
rimanete nelle vostre case, noi andiamo a gestire il potere. Noi siamo diversi, noi saremo nei nostri comitati a facilitare l'incontro fra cittadini e amministrazione, fra cittadini e burocrazia, non perché i canali istituzionali non funzionino, ma perché accanto ai canali istituzionali noi dobbiamo creare degli ulteriori canali che sono quelli della politica, quelli della amicizia, arrivo a dire quello di una comunità che si vuole bene e vuole bene alla nostra città. Farò una campagna elettorale a costo quasi zero. Non farò nessun manifesto, né stradale né murale, ma soprattutto no allo spreco di soldi. In un momento di crisi economica, chi spende centinaia di migliaia di euro, anche decine di migliaia di euro in campagna elettorale, vi offende, perché quando andate al comune, se non siete privilegiati, vi sentite dire non ci sono risorse. No, è bellissimo questo progetto, ma non ci sono fondi. Sì, non ci sono fondi perché avete dato milioni di euro in debiti fuori bilancio, in incarichi legali, cause perse, che poi ci siamo domandati per anni, ma com'è che perdono sempre? Poi abbiamo avuto la risposta. Lo state dicendo voi! Forse non tutti, secondo il sindaco, non tutti gli avvocati sono professionalmente adeguati. Qualcuno non è adeguato. Non pronuncerò quella parola perché è offensiva per gli avvocati. E gli avvocati avrebbero dovuto reagire con maggior forza. A nome degli avvocati, grazie. La presenza sui social, la presenza nelle strade, il porta a porta, le strette di mano, l'illustrazione del programma one to one, uno a uno. Da domani vi racconteremo quello che noi vogliamo fare, promettendovi che se non saremo in grado di cancellare quelle foto obbrobriose, la colpa sarà mia, di nessun altro. Una coalizione che non solo è coesa, ma che in queste ore sta crescendo, perché ci sono altre liste, altri partiti che vogliono partecipare a questa nostra marcia verso la liberazione di Bari. Ho incontrato con grande piacere una delegazione del Partito Liberale Italiano che mi ha assicurato che sarà con il proprio simbolo accanto agli altri simboli della coalizione della centrodestra, delle liste civiche. Abbiamo interlocuzioni aperte con il nuovo Partito Socialista, con la Democrazia Cristiana e tante altre liste civiche che man mano vi sveleremo. Siamo convinti che insieme saremo in grado di ben governare questa città e allontanare il disagio, allontanare la brutta qualità della nostra città. Noi abbiamo bisogno di una città diversa. Il messaggio è che Antonio De Caro deve andare a casa, che 15 anni di centrosinistra hanno devastato questa città, quindi abbiamo soltanto il compito di convincere ciascun barese che il 26 di maggio andrà a votare alle elezioni amministrative.